Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo splendido stadio è stato a lungo il simbolo del dominio italiano in Europa. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. È un modulo perfezionato nell'epoca d'oro del calcio inglese. Non passa davvero mai di moda e ne esistono diverse varianti. Punta tutto, quasi, sul gioco sulle fasce. Per questo si ha bisogno di terzini non solo dotati dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. Diamo il via alla partita. Cafu prova a spingere sulla corsia di destra. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Zambrotta. Medved. Milano colpisce sempre il bersaglio ultimamente, tanto che segna ininterrottamente da almeno 5 partite. Passaggio intercettato. Cafu. Rui Costa. Shevchenko. Azione. Prova il cross. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Pirlo. Zebina. Ibrahimovic. Ed ecco il cross. Decide di non rischiare. Partenza molto cauta di tutte e due le squadre. Può concludere. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scatta verso il pallone. Prova ad andare via con eleganza. Occhio! Il portiere si oppone. Si libera la grande. Da lì può segnare. Attenzione! Shevchenko! Che grande parata! Una parata eccezionale! Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni.
spazza via senza fronzoli. Ambrosini. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Alla peggio nello scontro di forza. Nedved. Blasi. L'appoggia sulla fascia. Cerca il numero. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. La mette in mezzo. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. Hanno scoperto i limiti degli avversari in quella zona del campo. Vedremo se sapranno sfruttare gli inserimenti. I difensori staranno pensando alle contromisure. Se concentrarsi sull'uomo... Occasione da rete! Un fantastico tiragolo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla. Cerca di spinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Punteggio di 1-0 al referto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Nedved. Cafu riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Nedved tenta il cross. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Cerca il tiro. Conclusione sul fondo. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Nesta tenta la fondo sulla destra. Rui Costa cerca l'uomo là davanti. Opportunità di ripartire. Nedved. Milano è sopra. Un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Blasi sulla destra. La butta in mezzo. Sbroglia la situazione. Tocco preciso. Colpisce il pallone. Piede troppo lento, non hanno saputo concretizzare. Ha lasciato la difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. E la difesa sventa il pericolo. Palla che supera la linea laterale sarà rimessa. Pirlo.
prova a fare tutto da solo. Prosegue nella sua corsa. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi, nessuno ha paura di tentare l'azione personale. Milano ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. L'azione è già ripresa. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Ibrahimovic. L'avversario ha avuto la meglio. Rui Costa. Crespo. C'è spazio, occhio, prova il tiro. Altra chance. Zibina. C'è la palla lunga, in avanti. Ibrahimovic. La cross in mezzo. Allontana la minaccia. Non poteva fare molto altro. Filtra la palla in profondità. C'è il cross. C'è il tiro. Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Seedorf. Seedorf prova a salire sulla fascia sinistra. Zambrotta. Lancio lungo del portiere. Pirlo. Un'ora di gioco attivo. Un solo gol a referto. Una ora che c'è. Così siamo evidentemente sull'1-0. Nesta era ben posizionato e intercettato il pallone. Seedorf. Del Piero. E il difensore respinge. Blasi. Emerson. Ottimo passaggio di Ibrahim. La toglie dalla porta. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi. È necessario. Assolutamente. Può metterla in mezzo. C'è il retropassaggio. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Maldini. Seedorf. Ambrosini. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Nedved. Del Piero.
Rui Costa. Fa sportellate con il suo marcatore. Una scivolata abbastanza dura. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Zambrotta prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Gioca una palla lunga. Nedved. Ottimo il fraseggio. Beccato in offside da guardalinee. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Milano deve resistere ancora qualche istante. Cannavaro. Emerson. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Numero! Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Zambrotta. Blasi. Devono buttarla in aria e sperare. Emerson. Blasi. Emerson. Sicuri in fase di palleggio. Blasi. Emerson. E l'arbitro dice che può bastare. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte e dall'altra. L'ha decisa. Un solo gol. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Non ci resta più molto tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie e a presto, Fabio.